rispetto a te. Sì, poco fa, qui nel Famedio, dove riposano tanti milanesi illustri o tanti italiani insimi che hanno dato lustro alla città, il capo dello Stato ha fatto deporre questa corona di fiori e le celebrazioni di questa giornata continueranno alla casa di Manzoni. Milano si è messa il suo abito migliore. Questa sera, fra l'altro, in Duomo ci sarà il Requiem di Verdi proprio in onore di Manzoni e la Milano si è preparata più bella, si è preparata anche, vediamolo, con questo servizio. È stato un percorso lungo ma fortemente voluto da noi cittadini, infatti non abbiamo mai desistito e siamo arrivati al traguardo. Armati di pennelli e vernici, cittadini volontari hanno rimosso le scritte vandaliche sulla casa natale di Alessandro Manzoni a Milano, imbrattata 15 mesi fa. Mi sento di dire a chi imbratta di riflettere, perché la città che imbrattano è la loro città, la città del loro futuro. La pulizia del palazzo storico era resa impossibile dalle lentezze burocratiche. Ad aprile, grazie all'impegno del coordinamento dei comitati milanesi insieme all'associazione Angeli del Bello, era arrivato il via libera della soprintendenza per iniziativa dei cittadini. Avete messo a disposizione manodopera e materie prime, la vernice, tutto di tasca vostra. Sì, ma non siamo eroi, è una cosa che facciamo volentieri, ci ripaga le urla delle persone che passano qua in macchina o in bicicletta, che ci dicono bravi, avanti così, forza così. Soprintendenza che per l'iniziativa ha inviato un direttore dei lavori. Sono stati bravi per quello che vede fino adesso? Sì, si riesce a uniformare anche il colore della facciata e quindi credo che il risultato sia positivo. La casa natale del grande poeta italiano, di cui quest'anno si celebra il 150enario della morte, era già stata imbrattata nel 2014 e nel 2016. Per noi essere qua è una festa, perché abbiamo dovuto superare una spicciola che in confronto il campionato del mondo di salto in alto è uno scherzo. Quindi grande soddisfazione essere grande qua. Grande soddisfazione e penso che anche il Manzoni a 150 anni dalla morte ne sia abbastanza contento. A proposito di attività